per voi la nostra Cinzia Marsegna. Applauso. Eccola qua. Scusate, mamma, se mi sono vestita un po' così alla cia-cia-cia. Alla cia-cia-cia. Non so come devi dire, alla cianfrusaglia. Le prime cose che va molto il nero questa sera, non è la prima a salire, sì, su questo palco in total black. Ah sì? Non l'avevo nemmeno accorto che mo sono arrivata io. Allora, ragazza, oh, e tu come stai bene? Eh? Ma ogni volta che vengo non sembri proprio un senza tetto. Non fa vedere. Veramente, oh. Era me, proprio non sembri proprio un senza tetto. Ma come stai facendo? Stai ancora sotto ai ponti? Sì, va. Guarda, bene. Una cosa voglio dire, se vuoi venire poco qualche giorno a casa, la ringrazio. Puoi venire 380 metri di quadrati e di casa tengo. Però due giorni puoi stare casi no cappuzzo con ballo pesce. Che tu un po' di calamaro già sai, amore. Sì. Adesso nel caso. Quando vuoi. E tu? E io? Niente, ti dico un cazzo, Netflix. Non si vede che hai rifatto l'abbonamento a Netflix. Sì, hai rifatto l'abbonamento a Netflix, sì. E si vede, no? Allora cosa vi devo raccontare? Che cosa vi devo dire? Vedo però no, degli anelli nuovi qua, eh? Eh sì, l'ho data forte. No, sì. Sì, lo devo dire. Perché? E perché no? Ma com'è? Almeno qualcosa deve valere che la dai, non è che è proprio così la botta. Ma com'è la differenza fra piano e forte? Vabbè, adesso lasci stare, no? Come lo so. Vabbè, te la spiego dopo. Dai. E poi ti faccio vedere. Dai, dopo. Vabbè. Allora, sentiti un po'. Volete sapere cosa mi è successo? Eh sì, perché lei gira sempre tu. Parti in giro da una parte e dall'altra. No, allora senti un po'. Allora, in questi giorni ho detto, sai che dobbiamo fare cemo, ma dobbiamo andare a fare un po' di rinnovare un po' il guardaroba. È giusto, il cambio stagione. Sì, ho detto ho voglia di comprarmi qualcosa di più frigo. Di così, più? Di frigo. 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 Vaffanculo! Allora vado a Los Angeles. A Los Angeles. E portavo sta... E mi ritrovo sta carta... Sta ridendo molto anche il nostro maestro a queste cose. Poi ti faccio una pompatina a te soltanto. Allora vado e mi ritrovo sta carta di credito platino. Di che cazzo è sta cosa qui? No, non me la ricordavo sta carta di credito platino, non me la ricordavo. Ho iniziato a strisciare... La vuoi tu, eh? Non mi sono fare nervosire. Faccio... Di che cosa? Pompatine non ne fate voi? Che si muore, bella! Se te la chiedono, dalla! Non te la tenete! Vabbè. Marcella, la nostra amica Marcella. Ah, come... Marcella si chiama? Eppure tu, ah, prelisticiatra, madonna, del lugar... Si vede proprio che c'è il ciacrone qua, tieni! Ciacrone... E quindi abbiamo trovato questa Platinum. Platinum, mi trovo sta carta di credito Platinum. Grande era. Bella, tanda, una bella. È una 4. Bella, una 4. Bella carta di credito, bella Platinum, piena, sembrava l'odore senza... Ah, che te bevo, lave! Vado e striscia qua, striscia, mi sono comprata l'universo. Brava. Mamma, mi sono comprata tipo? Due cosa? Case, tre macchine, uno stand di panni che mi serviva, Fuori fa ancora freddo. Sì, poi mi serviva pure... Se no, se lo starà attenti, perché se uno asciuga in casa poi rimane un po' umido, no? Che cazzo dici? Allora, non lo capisco, di che lingua parlo, non lo so. Insomma, io spesso, che, di chi era? Voi mi potete richiedere, se foste poco intelligente. Di chi era? Obama. No, sì, c'è Obama, che cazzo la... No, Obama. Bill Gates. Era del mio Britney ex. Spears. Jeff Bezos. No. Lady Gaga. No! Era del mio ex tromba amico, quello là. Ah! Quello là londinese che dice che è gay, invece poi... Ma chi è? Chi? Elton John! No, ah! Elton John. Il maestro è un grande fan di Elton John. Sì, assomigli un po'. Insomma, conclusione, mentre stavo a strisciare sta carta di credito avanti e dietro, mi squilla il telefono. Ah. E di chi indovinate chi era? Vabbè, tanto non ho indovinato. Obama. Era... Britney Spears. La suoneria. Era Luisa Veronica Ciccone, no? Madonna la cantante. Madonna. Allora lei dice... Siete amiche? Conosce bene. Ma proprio amiche siete. Ma proprio... Ma siete tante insieme? Sì! Mi ha memorizzato come Luisa, come Veronica, come Madonna. Cicci. Sta memorizzando. Praticamente io e quella facciamo le scuole elementari, no? Insieme. Solo che lei poi non le finì, io invece sì. Perché è una capatana, proprio da cazzo. La vita certe volte proprio ci mette davanti a un bivio e la... Tu
No. Allora, praticamente, allora che cosa è successo? Lei, no, siamo rimaste molto affezionate perché ci vogliamo bene, proprio sempre ci siamo. Allora, praticamente, no, lei mi fa: "Ewa, ancora d'aste, vieni qua, che io sto che tour". Ma chi è che dice così? Veronica, perché quando parla con me le piace questo slang mio, no? Gli ho insegnato questa cosa. Ewa, allora, Ewa è il suo nome, il suo nickname è Ewa. Come lei è Cicci, lei è Ewa. No, Mewa, Mewa. Mewa. Mewa vuol dire, no? Ancora lì sta Elo. In una... in due sillabe. Allora dice, ancora d'aste, vieni, sbrigati, che qua parto il tour, perché lei sta in tour. Sta in tour cantando. No, Rebel Tour si chiama. Rebel no? Tour. Allora dice, vieni qui, siamo in Louisville, in il Kattica. Aspetta, è difficile, non lo so dire. Dice, vieni qua in Louisville, nel Kentucky. Nel Kentucky. Ho detto, io dove cazzo è sto Kentucky? Ho detto io, no? Vieni. Vabbè, insomma, l'ho trovato. Sì. Mi sono presa sempre sta app jet. Quindi prima volta in Kentucky? Cazzo, è andato mai in Kentucky? Secondo me l'hanno inventato da poco. No, no, e dove? E non c'è. Non è una discoteca, non è che lo apro. Con la K, secondo... con la K si Kentucky. Kentucky. Come quello dei porchi. Kentucky Fried Chicken. Mamma mia. Ma li metto la mano proprio là, è lu twerch. Allora. È lu? È lu torque. Faz wum wum. Non è una messa in moto, diciamo. E ogni tanto, secondo me, è una messa in moto, perché là stanno a dormire... Torni qua, ci racconti... Li pudici. Allora io che faccio? Arrivo a sto Kentucky. Sì. No? Vado allo Kentucky, vado a questo stadio olimpico... Del Kentucky. Entro nel camerino. Ne stavano persone. Chi c'era? Mamma, Gesù, bambini, proprio gli amici di una volta, certe risate che si sono fatte. E che stava la Versace Donatella, Mick Jagger. Ah, Mick Jagger. Poi c'era Woody Allen. Ah, poi c'era Britney Spears. Sì, certo. Poi c'era lo marito con la tennista. Agassi, McEnroe. Non Federer. Vabbè, Raffaella Carrà. Bertè. Ah, Raffaella Carrà. Stava pure. John Borg. Non c'era, scusa, Raffaella Carrà cosa c'entra? Ma che cazzo ne so, stava. Ma chi era il tennista? Bjorn Borg. Che è il marito delle Britney Spears. Il marito. Quello tutto tatuaggi, come cazzo si chiama? Vabbè, ma non è un problema. Londra, che vive a Londra, madonna, che deficienza, che proprio di ignoranza. Ti sfugge, Brice. E vabbè, ma sei vabbè, non ti fa niente. Allora ci siamo messi a giocare, a bere, ci siamo fatti il gioco della bottiglia. Ah, come i ragazzini. Gira e bevi. Insomma, a un certo punto, Madonna, c'era. Stava tutta in briega. A un certo punto dice: "Madonna, fa lei stessa". Ah, sì, dice. Si autocita. E dice: "Madonna". Ego riferita. E sì, dice: "Il pubblico, dobbiamo andare a fare il concerto". Capito? 3 ore di ritardo. Sale, ubriaca, e inizia a cantare le canzoni di Lady Gaga. Il pubblico non l'ha presa bene. No, certo. Allora io mi sono messa là, dicevo: "Che cazzo ste combini", dicevo io, no? E lì ho iniziato a suggerire anche le canzoni sue, le parole, però è sorda, è fatta vecchia. E insomma, la gente... si è messa a fischiare, a buttare le cose. È stata una cosa brutta proprio. Le persone momento. Se ne volevano andare. A quel punto ho preso in mano io la situazione. Meno male, Davide, qualcosa dovevo fare, no? Sono entrata, che tanto lì in Kentucky, tutti pugliesi sono. Ma l'ho verificato, perché che tao, adesso venite qua, venite qua. Stembriega ci fa, ormai ha bevuto un picco, e poi la regina non è mai in ritardo. Camminate qua, no? E tutti? E tutti sono tornati, e quindi alla fine è stata una bella serata. Ho salvato la situazione, poi quella non sapeva più che cosa. Vabbè, comunque scusate, ma io vado di fretta, me ne devo andare, perché ho parcheggiato con le 4 frecce, con Bob Dylan dentro, capito? Certo. Se no si addormenta, brutto. Scusate, tengo da fare. Grazie assai. Cinzia Mantegna! Grazie. Cinzia Mantegna! Grazie!